Allora, amici, oggi vi parlo di un argomento che sta a me molto a cuore, l'impasto e la pizza stessa. Per quanto riguarda l'impasto e la pizza, diciamo che ci vogliono per quanto riguarda per disciplinare la vera pizza napoletana, l'STG, riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Quindi non una cosa, diciamo, inventata dai cinesi o da chi ci vuole rubare i nostri prodotti DOCG. Per quanto riguarda l'impasto, parliamo del ruolo degli altri ingredienti, non tanto per quello che riguarda con un'altra puntata ho trattato la farina, cosa la differenza tra i vari tipi di farina, come ottenere una farina che abbia una viscosità più o meno superiore in base alla farina che si è usata, se è una farina 0, 00 oppure una farina 0 Manitoba, quindi di provenienza del nord degli Stati Uniti d'America, a cavallo tra dallo stato dell'Idaho e il sud del Canada. Quando si parla di farina, di solito si parla di un elemento che ha, come dire, all'interno di sé le gliadine, le gliadine sono per le sensibilità e la viscosità, le glutenine per l'elasticità e la tenacità, le glutine per la viscoelasticità. Possiamo avere farine più o meno, possiamo avere farine più o meno estensibili, farine che possono avere più o meno una certa, in base alla qualità del lievito e dell'uso estensivo del lievito, una maggiore, capacità di lavorazione, maggiore o minore capacità di lavorazione. Questo è dovuto proprio al tipo di farina, sia ben chiaro questo. Allora, parliamo oggi dell'acqua. L'acqua è un elemento che molte persone riportano proprio all'origine dei tempi, ma qua intendiamo parlare di acqua come diciamo, principale ingrediente legato a cui la farina. Diciamo, dall'acqua non si può prescindere, si può parlare di 1 litro d'acqua, di 2 litri d'acqua, 3 litri d'acqua, 4 litri d'acqua e compagnia cantando. E in base alla quantità di farina che si va a legare con l'acqua, abbiamo una farina idratata all'80%, al 60%, al 70%, al 55%, possiamo avere diversi tipi di idratazione, ma di solito io personalmente farei 1 litro d'acqua e 1,5 kg, 1,6 kg di farina. Questi giochi di idratazione a me mi interessano proprio. Perché per me la pasta per pizza che va innanzitutto seguita come Dio comanda, perché se vi fate un errore nel processo meccanico di lavorazione dell'acqua, farina, sale e lievito e non viene attenzionato questo errore, diciamo, di lavorazione di aria che non si forma all'interno, di una mancata reazione del lievito all'interno dell'impasto, poi lo si paga durante tutta la carriera che si intende, poi la reazione dei panetti, la chiusura dei panetti e la conservazione secondo il disciplinare antico moderno, basta che venga conservata in una maniera idonea alla lavorazione. Cioè, se io intendo consumare l'impasto la mattina alla sera, non c'è bisogno che lo metto in frigorifero, ma lo devo conservare comunque in un luogo fresco e asciutto. Quindi, chiusa parentesi, apre parentesi, l'acqua, chiude parentesi. L'acqua utilizzata per gli impasti deve essere potabile, ovvero deve avere determinati requisiti organolettici, chimici e microbiologici, non deve possedere sapori anomali o sgradevoli e alcun odore, sia a freddo sia a 60 gradi Celsius. Deve essere limpida e incolore, requisiti organolettici.
Sono esclusi inquinamenti di tipo organico e inorganico, presenza di sostanze organiche, ammoniaca. Ammoniaca la potete trovare in piscina, ma non aggiunte in quantità industriale in un'acqua che sia da considerarsi per esposizione all'alimentazione a consumo umano. E colori in atto, nitriti e nitrati. Su questo voglio sottolineare, voglio fermarmi un attimo. Nitriti e nitrati vengono considerate sostanze alla cui esposizione l'organismo umano può, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nitriti e nitrati sono considerate sostanze cancerogene. Chiedetelo a qualunque oncologo e vi dirà sì o no. Questo in merito alla verità circa il loro impiego nell'alimentazione e della pericolosità della cancerogenicità di nitriti e nitrati. Cercate di leggere sulle etichette dei salumi che andate a consumare se questi salumi contengono nitriti e nitrati. Cercate di evitare che siano privi anche di derivati del latte. Cercate di evitare, che ve lo dico a fare, inorganiche da infiltrazioni. Requisiti chimici: devono essere completamente assenti diverse categorie di microrganismi patogeni. Requisiti microbiologici: l'acqua è un ingrediente fondamentale nella formazione di un impasto per pizza.